Eccola qua, avete richiesta la TGI, pochi chilometri, cambio automatico, allestimento sportivo, cerchi già da 17, gommata bene, nelle foto vedete anche la misura battistrada, vetri privacy. La macchina bella, controllata, igienizzata, fresca, IVA compresa. L'accendi, non fa un filo di odore, puoi andare dove vuoi. E poi adesso la proviamo su strada, la vediamo un po' meglio. Comunque bella, sportiva, accattivante anche nel colore, nero perlato. Baule da paura, non si vede niente, la bombola integrata sotto nel telaio, non so se riuscite a vedere col riflesso, c'è anche il carico passante se dovete mettere gli sci. Qui vedete sotto la bombola integrata, tutta originale. Interni sportivi, vedete la spalletta avvolgente, misto pelle, clima automatico, cruise control, cambio automatico, navigazione. Adesso vi faccio vedere anche la navigazione, anzi la chiave si apre per eventualmente la porta come emergenza, ma non serve perché abbiamo il tastino. Un bel display. Sta caricando la navigazione, ecco il navigatore. Adesso sicuramente non ci fa vedere, anzi accendiamo così. Possiamo anche andare a regolare la distanza per il cruise dinamico. 40.543 km. Non si vedeva perché c'era il cruise inserito. In questo modo qua, vedete, tac. Ok, clima automatico. E potete fare anche il sequenziale. Più o meno. Ottimo. Eccoci qua signori, oggi si parte con una Seat Leon TG, quindi allestimento diciamo motore con doppia alimentazione, benzina e metano. Macchina come vedete è abbastanza accessoriatina, è un allestimento sportivo, sedili sportivi come ho fatto vedere. Faccio vedere nel video, misto pelle, ecco tra l'altro una cosa non ho fatto vedere, ma anche le tendine, alle tendine posteriori, oltre ai vetri privacy avete anche le tendine interne, quindi se avete bambini piccoli eccetera da portare in giro sono molto comode. Cambio automatico, automatico e sequenziale, posso sempre sbagliare, mi sembra che siano 7 rapporti questo. Già doppio olio, quindi esente da manutenzione, clima automatico. Bel motorino perché 130 cavalli questo, quindi non manca. Poi è messa bene la macchina, cioè non è la macchina basotta o che cosa, queste sono le manutenzioni. È 1500, 1498 per la precisione. Quindi è già il motore quello nuovo, diciamo, di casa Volkswagen, che poi è un po' messo di qua di là. E la grande comodità che ormai adesso viene richiesta è il discorso doppia alimentazione metano. Metano andate dove volete, prendete spunto dai tram, eccetera. Pullman che ci sono in giro, centri, Bergamo, Milano, vanno a metano, possono andare dove vuoi, non inquina, tu lo accendi in una stanza, ops, accendi in una stanza, questi ti vengono addosso, ma manco si fermano neanche, no, ti fermi in una stanza, cioè non fa odore, non fa puzzo, non fa niente, la macchina c'ha 40.000 km, è una macchina del 2020, diciamo fine leasing, quindi c'ho l'IVA esposta, compresa nel prezzo, start and stop logicamente, il cruise,
abbiamo il cruise anche con il radar anteriore per la distanza, la frenata d'emergenza. Possiamo circolare dove vogliamo. Un domani, se la benzina e il gasolio aumentano, come sono aumentati ultimamente, col metano abbiamo visto che, salvo casi sporadici, che era schizzato così, ma adesso è a 19-18 centesimi in più di quello che era 5 anni fa, quindi alla fine, cioè, è sempre molto conveniente. E lo trovo una soluzione sicuramente più facile da utilizzare, più utilizzabile tante volte dell'elettrico puro, non dell'ibrido. Cioè, facciamo un girettino perché c'è poco da vedere, nel senso, la macchina 40.000 km è gommata bene, un bel allestimento, accessoriata bene, Bluetooth per il telefono, le solite cose ci sono, lettori USB, tutto di più, comandi al volante e quant'altro. Adesso non stiamo qui a guardare tutto i particolarini, però meccanicamente la macchina è fresca, già tagliandata, perché soprattutto quando c'è benzina barra metano che tiri fuori la stina, è sempre pulito l'olio. Noi lo facciamo lo stesso, il tagliando, eh? Sappiamo che l'abbiamo fatto noi, che non ci sono problemi. Sto provando un attimino così l'accelerazione, ma mollato un attimo perché eravamo già a 110 in curva. Poi è una macchina, diciamo, non è gigantesca, quindi la puoi usare tranquillamente, cioè non hai in mano il bestione, il macchinone. Ci puoi fare la famiglia, perché ho fatto vedere prima che buttando giù i sedili, tanto c'è la levettina, si sganciano, vanno giù in automatico. Hai fatto tutto un bel piano, che se uno non è tanto alto, con una spugnetta si può anche fermare a riposare nelle stagioni non gelide, non troppo afose. Vabbè, al di là di queste puntualizzazioni, che ognuno la pensa come vuole, adesso dopo ve lo dico, ma saremo sui 4, 4 e mezzo come misura. Proiettori, avete visto anche lì, LED diurni, fari LED belli, anche posteriori secondo me sono molto carini, sensori di parcheggio, navigazione, insomma, buon prodotto, non gigantesco, puoi fare un po' tutto, sei ben accessoriato, si presenta bene soprattutto grazie all'allestimento sportivo. Adesso mi sfugge il nome, che non sono così ferrato, ma è l'allestimento sportivo, cerchi in lega del 17, vetro privacy, stoffa misto pelle, molto carina, colore anche, ma solamente il nero piace, gli dà un po' di grip in più alla macchina. La guidate con due dita, non c'ha mezza vibrazione, la macchina va benissimo. Logicamente la diamo con garanzia 12 mesi. La chiave ha sempre lo spadino che si apre per l'eventuale emergenza dalla porta, ma non serve, nel senso che in questa versione ha l'accensione automatizzata. Benissimo. Che ci spostiamo, vedete qua anche la retrocamera, in più vi fa vedere la visualizzazione della macchina in tutti i suoi angoli, quindi direi completa, insomma, un bel allestimento abbastanza carico. E sì, lunghezza 4 metri 549, 4 metri e 55, diciamo, neanche, iniziamo sui 4 e mezzo. Ok, io spero, poi potete fare il sequenziale, quindi spostando a sinistra, cioè a destra, potete fare il più e il meno. Vabbè, dai, ve lo faccio vedere, che così almeno è chiaro per uno che non lo conosce. L'automatico è una cannonata, quando voi accelerate pensate sempre che state parlando con la macchina. Start and stop si è spenta, funziona tutto. Se io tengo filo di gas, lui mi dà
tutte le marce che può darmi proprio per economizzare. Se tengo premuto l'acceleratore va a scalare la marcia e lo attira a un numero più alto di giri, ok? Quindi con l'acceleratore posso fargli fare qualsiasi cosa, ma se voglio, in questo caso a destra, vado nel sequenziale, quindi tac, gli do la marcia in più, me la fa vedere nel display, come vi dicevo prima, 7 marce, 7 rapporti manuali. Però se entro io posso andare a scalare. Quindi cosa vuol dire? Quando sono in montagna che vado sui tornanti, posso scegliere la marcia che più mi conviene, più mi fa salire nel migliore dei modi, senza che il cambio faccia sesta, terza, settima, quarta, cioè che lo faccio lavorare magari troppo. Scelgo la marcia, eccetera, e poi posso fare il freno motore, quindi arrivo, freno, tac, tac, mi aiuta. Logicamente ogni impulso è una marcia, non è che butto dentro la prima e sono a 60 all'ora. Ok, consiglio eco, lui giustamente ti dice metti la leva in D per economizzare, perché la tipologia di auto, anche se è sportiva, essendo diciamo GNC come dicono loro, quindi dici metano per capirci all'italiana, è buttato su un discorso di consumo basso. Infatti qui te lo dà già 19 rotti, cioè istantanea, andando così lui te lo fa per chilogrammetri, come consumo istantaneo sei a 20 km con un chilo di metano. Se non ricordo male dovrebbe tenere 17, una roba del genere, chili, 7 per 2, 14, sì, sui 350 380 km di autonomia. Poi dipende un attimino, stavo scalando così, adesso siamo già oltre i 20 km per chilo di metano. Dunque, poi mettiamo le specifiche di quanti chili tiene, ma grosso modo l'autonomia è sempre quei 380 km con un pieno di metano, e poi comunque è la benzina. Ok, mi fermo qua, sperando che il video vi possa servire per venire a trovarci e visionare la macchina dal vivo. Se avete bisogno vi lascio i riferimenti in fondo al video e vi aspetto. Ciao, grazie, alla prossima. Ecco signori, no, un'ultima cosa, volevo farvi vedere che la macchina è provvista anche di questo sistema full link, e appunto attraverso l'USB, poi Android Auto, Apple CarPlay, Mirror Link, eccetera. Poi da qui poi si può passare su tutto il discorso, dalla radio al telefono, alla navigazione, alle immagini, eccetera eccetera. Esatto, e qui andiamo nel discorso del full link, che è comodo perché vi porta dentro tutto quello che c'è sul telefono. Ok, grazie, ciao.